Nel 1986, qui mi rivolgo ai ragazzi soprattutto, che conoscono oggi la realtà della Premier inglese, beh, il nostro campionato di calcio non era neanche paragonabile alla Premier. Può sembrare fantascienza, ma all'epoca tutti, e dico tutti i campioni, nessuno escluso, sceglievano l'Italia, ci chiamavano il campionato più bello e ricco del mondo. Di quell'epoca d'oro è rimasta una cosa: qui in Italia, nel Piceno, l'azienda che ha fornito gli scarpini a tutti coloro che hanno fatto la storia del calcio. Poi, cosa un po' forse meno importante, nel 1986 il sottoscritto era in quinta elementare e all'epoca, vi può sembrare strano, ma in geografia studiavamo cose particolari come capitali, capoluoghi, catene montuose, laghi, fiumi, però anche senza sapere gli affluenti di destra e di sinistra del Po, le immagini penso le avete riconosciute tutte. Il nostro bellissimo territorio, bellissimo quanto inaccessibile, soprattutto chi vive lungo la costa, penso che nel periodo estivo si senta letteralmente in una prigione dorata, cioè non abbiamo possibilità di fuga né verso nord né verso sud. Forse è questo il problema, cioè non abbiamo ancora capito se siamo un sud del nord, un nord del sud, il centro non pare esistere nei grandi temi delle agende nazionali. Se cambiamo prospettiva, probabilmente riusciamo a ribaltare il paradigma, cioè siamo snodo essenziale della linea adriatica, porta verso l'est Europa, possiamo essere vicinissimi a quello che sarà il più importante hub del futuro del Mediterraneo, che è la nostra capitale Roma. Questi sono gli obiettivi, i sogni, oggi la situazione è tutt'altra. Facevo una riflessione, no? Da alcuni anni è in auge il concetto di resilienza, forse pure un po' abusato, una nozione per carità molto relativa. Noi viviamo tutti, coabitiamo un pianeta con 8 miliardi di persone che come noi lottano tutti i giorni per il benessere, 5 di questi 8 per la sopravvivenza, quindi restiamo sempre tra i fortunati della Terra, però resistenza, resilienza, tenacia, chiamatela come volete, l'abbiamo concretamente dimostrata anche noi, perché dal 2008 abbiamo subito terremoti finanziari, reali, pandemie, e siamo ancora qui,